Boh, così. Aiuto. Buonasera, buonasera, buonasera. Guarda, se devo prendere il raffreddore a giugno. A giugno. A giugno. Giuniprona, buonasera. Tutto bene? Perché accendo il condizionatore. Oh! Tutto bene? Come stai? Buonapera, buonapera. Io ho raffreddore, ora. Arrivo, arrivo. Aiuto. Qual è un modo per fermare tutto questo problema? Mio Dio. È la fine. Olè. Olè. Oh, olè. Funziona? Ma te te la sei cercata. Io no. Non è parola. Tu hai mangiato, tu hai goduto prima di stare male. Io dal nulla. Ho anche il naso. Io ho avuto, penso, 10 starnuti nel giro di 5 minuti. Poi Ruth. Ma ragazzi, ma perché non vado sul cesso a stare fermo? Io vado sul cesso, sto fermo. Quello che esce da qualsiasi orifizio esce e basta. Basta. Perché devo farmi del male così? Il raffreddore. Ora c'ho anche i cosi qui. Il raffreddore è infame. Ma di. Per me è infame perché mi soffio il naso 20.000 volte, mi scartavetro, a parte i coglioni, mi scartavetro anche il naso qui sotto. È tutto rosso di vento. Guardate che intanto bevo. Adesso. Adesso io faccio così. Oh, che bel freschino sulle caviglie. Oh, che bello. Ecco qua. Bevo. Il dinosauro. Il dinosauro, devo accenderlo. Arrivo. Eccoci qua. Sia mai, sia mai. Allora, oggi giocherò a un gioco. Giustamente, perché giocare a qualcos'altro che non sia. No, Stefano, non puoi farci assaggiare la tua presenza e poi andartene via. Buona serata, grazie Stefano. Alla prossima. Ciao Tuki. Quando è luminoso tutto bene, è tutto meglio. Sono d'accordo con te. Oggi ti piace di Stefano, cazzi tuoi. Ti perdi questo. Dai Stefano, stai a casa. Dai buca, che devi dare buca. E state a casa, basta. Su. Oggi giochiamo a questo gioco che non piacerà a nessuno. Tra mezz'ora mi ritroverò da solo a giocarci. Ma ormai è il mio destino su questa piattaforma. Fare giochi che a cui nessuno interessa, che non interessano a nessuno, e diventare uno streamer fantasma. Ormai direi che è il mio destino. Tanto lo potrei anche aprire volendo. Fammi mutare qui. Che poi l'ho comprato perché era
scontato. Ma funzionerà? Già che mi chiede il 3 o il 3? Non il Liberation, cos'è? Quando è uscito? Assassin's Creed Liberation? Come Liberation? Ah, ma Liberation è quello con la signorina. Ma non l'ho neanche mai giocato. Come verrà rimosso? Ehi, da Steam. Ah, beh, mi sa che è una cosa di 2 anni fa. Magari. Vabbè, apriamolo il normale. Ma poi è remastered o remaster? Boh, vabbè. Lo scopriremo solo vivendo. E io Tuki onestamente l'ho giocati, a parte che quando sono usciti i primi ero piccolo, quindi il primo quando è uscito Assassin's Creed 1 è uscito nel 2007, era un gioco un po' complesso per un bambino di 5 anni, quindi i primi non li ho giocati. Mi sa che quello che ho giocato di più è questo, di più sicuramente è questo. Oh no, si deve connettere a Ubisoft Connect. Ma non mi era stato detto questo. Oh miseria. Porca la miseria. Però questo io onestamente non so dai veri intenditori di Assassin's Creed se piace ai veri fan. Se è una merda. Però a me è piaciuto. Perché comunque aveva la meccanica della neve che ti... Oh no, la mail che... ma io ragazzi non le so ste cose. La mail è questa per forza, ne ho una. Sarà questa la password? No. A nulla. Ehi, io però l'ho... No, c'è un problema. Io l'ho preso su Steam. Non mi faccia incazzare, che iniziamo già molto male. Ma molto male. Perché se... Io, ecco, io apro questo. Mi chiedeva un codice di attivazione di un gioco, però non me l'ha chiesto più. Ecco, io sì, ecco, io la cosa... Io Assassin's Creed era un po' un gioco in cui eri, giustamente, sei un minchia di assassino, in cui eri... praticamente un dio, un semidio dal punto di vista delle abilità. Invece negli ultimi che devi livellare, devi più GDR, non mi ispirano nemmeno. Mi rendono difficile. E porca la puttana. E beh, certo. Ma io mica non so come funziona. Aspetta, dov'è qua? Eccolo, eccolo. Ecco, fammi spostare qua sta merda. Poi io mi sono innamorato di sto gioco dal video trailer, che secondo me era un trailer. Mi abbassare tutto. Abiti di Ezio, ma non... Di Shake or Mac. Io non so chi sia sta gente. Ezio sì. La canzone era bella pure. Senti che bella. Minchia, che pipo duro. Let's go. Il sangue. Come sfondo, no? Il pistolone. La la la. Puzza il culone.
Enrico. Un tempo la gente che preannunciava la fine del mondo veniva rinchiusa, oppure derisa. O tutte e due le cose. Non li prendevamo sul serio. Forse avremmo dovuto. Ma ora sto correndo troppo. Meglio cominciare dall'inizio, dal rapimento di Desmond Miles, mio figlio. Lui non aveva ambizione né scopo, niente piani per il futuro. Ma aveva un retaggio pesante e voleva ignorarlo. Per questo ha rischiato la vita. È stato preso e imprigionato. I rapitori volevano che lui li aiutasse a ritrovare una cosa. La mela. Uno dei tanti manufatti chiamati frutti dell'Eden. Resti di un'antica tecnologia ora sparsi per il globo. Alcuni nascosti, altri no. Ma tutti pericolosi. Erano quasi tutti nelle mani di un gruppo. La stessa gente che rapì Desmond. I Templari. Sono noti come Abstergo Industries. Per noi sono i Templari. Vedi? Il nemico. Li combattiamo da migliaia di anni. Anche di più, per chi crede alla storia della loro origine. Come me. Dopotutto, conosco la verità. È questa la bellezza e l'orrore dell'Animus. Una macchina che ci permette di rivivere la vita dei nostri antenati. Che ha il potere di cambiare tutto. Di mostrarci la storia come è andata davvero. Fino alla sua creazione, a scrivere la storia erano i vincitori. Vogliamo rimediare e liberare le menti e i corpi. Ma non possiamo fare più di tanto. Sono i Templari a essere in vantaggio ora. Ma qualcosa di più grande di assassini e Templari si avvicina. È più grande di tutti noi, e se non troviamo il modo di fermarlo, queste saranno le ultime settimane di vita per tutta l'umanità. Ma la Madonna, ma cosa Alla fine tutto si riduce a lui. A Desmond. Nell'Animus ha scoperto le sue origini. Ha vissuto la vita dei suoi antenati e svelato i loro segreti. Fatto questo, si è allenato, ha usato un altro antenato per acquisire decenni di esperienza in pochi giorni. Ha funzionato, crediamo, e speriamo. Presto però lo scopriremo. La data infausta si avvicina, 21 dicembre 2012. Nessuno di noi sa cosa accadrà, se non che loro volevano che ci trovassimo esattamente qui. Sì, come... Ci hanno guidato, nel loro modo oscuro e frustrante. Con le voci della prima civilizzazione, di coloro che vennero prima. Una razza antica dal sommo potere e dalle strane ambizioni. Loro hanno creato i frutti dell'Eden. Lo hanno condotto fin qui, e con lui anche noi. È all'ingresso di questo luogo dimenticato, armato del sapere di Altair e delle abilità di Ezio. Ha fra le mani la mela dell'Eden, e noi siamo al suo fianco. Pronti ad aiutarlo se ne avesse bisogno. Perché ha le labbra culo di gallina? Si chiama Desmond Miles e ci ha guidati fino alla fine. Perché ha le labbra culo di gallina, Dale? Sembra sempre così. Aspetta, devo... No! Ho fatto un errore. Vabbè. Perché lagga? Oh, non laggare mi... Ehi! Ci siamo. Ci siamo. Comunque ha indicato male, Sai che ridere tu? No, che ridere no. Però è stato un bel riassunto, Minchia, veramente invecchiato male. Ma male male. Andiamo. È tutto super poligonale. Cioè, il remaster intendevano solo le luci poi alla fine. Mi bastare ancora un po' l'audio, a parte che lì trema tutto. Giusto ancora una botta lì, ad averla giusto un pelo più basso. Dov'è io? Posso dire che secondo me questo gioco qui è tipo quello che ha fatto arrivare ai giochi più fichi? No? Con l'open world, la grafica comunque ai tempi era migliorata un bel po'. È stata un po' quella via di mezzo. Mamma mia. Affanculo.
Guarda che non hanno un'espressione facciale. Desmond ha la faccia di un ciuchino. E subito dopo Alice si gettò dietro di lui, senza nemmeno domandarsi come avrebbe potuto fare per uscire di lì. Ma che fastidio, è alta metà. Oh, ok. È vero che ha del gran budino nelle labbra? Allora, no. Che succede? Non lo penso solo io allora. È vero che è un po'... Qui no, però. No, qui sì. No, qui no, qui meno. Quando è... A parte che lagga. Perché lagga? Oh! Però c'è solo questa parte qui. Tutti questi video, tutte queste cinematic. Ma che senso ha avuto farmi fare questi quattro passi? Adesso mi muore un gioco. Ma è altissimo! Mi sa che ci siamo. Ho capito io. Ehi, che bestia! Desmond! Ma che fai? Prendi e raccogli qui, non buttare. Ah. Oh, posso calciarlo. Dopo Syndicate. Ma non c'è tipo Rogue dopo Syndicate? Quello non è Assassin's Creed? Come che bello correre Assassin's Creed, che fai? Sei tutto... Yeah! Ecco, questa era penso la zona più brutta del gioco, in cui dovevi andare in giro in questo posto grigio a cercare dei frammenti, o poi premere dei pulsanti, fare la roba tutta strana. Non è che voglio fare l'assassino vero, mica te! Certo. Ma la Madonna. C'era bisogno? Ah, Rogue è uscito prima? Ah, ok. La chiave. Devi trovare la chiave. Mo Zunone, mo cosa ci fai qui, Zunone? Des. Poi da un cazzotto a suo padre. Chi è? Signore? Oh. Cioè, impazziti? Ah, ci risiamo. Oh, shit. Here we go. Oh, madonna. Così proprio? Desmond. Che bello correre nel vuoto. Sì. Cosa è successo? Il tempio ha scatenato l'effetto osmosi. Sei crollato e hai perso conoscenza. E ovviamente mi avete messo nell'animo. Beh, anche era anche bellino come, come movente. Vedere questo. Non era mica male, non era mica male. Guarda come si muove bene le gambe. Non sei in pericolo. E poi il tempio sembrava comunicare con te. E non voglio rischiare di interrompere la connessione. Almeno finché corri, non scopriamo cosa corri, vuole. Piccolo ragazzo. Già, ma certo. No, va bene, capisco. E so anche cosa devo cercare. Che bello che facevi così, che picchiavi il vuoto. Facciamo la basta, facciamo l'imbasto per la pizza. Per questo lei ha scatenato l'effetto osmosi. Ma che poi ha un naso più grande adesso. Giunone, papà. È lei che mi parla. Il marsupio di Amaranza, è vero? Ok, Desmond. Oh. Mentre eri in gita a Costantinopoli, abbiamo caricato un aggiornamento per l'Animus. Vabbè, esiste pure. Devi fare un paio di test per essere sicura che non ci siano problemi. Va bene. No, mi devo mettere qua in alto, aspettami, Giunone. Metto qua su, mi metto io, se no è un problema. Ecco qua. Liberi, aiuto. Ok. Cosa vuoi che faccia? Iniziamo dalle basi. Non vedo più, ok. Oh, eccomi qua. Ma io pieno, Ma bello. Ma come corro? Poi fa tutto da solo. Non devo neanche premere Ok, Desmond. Adesso prova ad arrampicarti un po'. Ma io non devo premere niente. Ma veramente niente. Neanche la... Ah, bellissimo. Guarda, fa tutto da solo.
Opla. Sono un gatto. Io non devo fare veramente niente, ragazzi. Premo solo la levetta in alto. Ora una corsa acrobatica lungo. Acrobatiche. Ciao Summer, buonasera. Tutto bene? Come stai? Tutto a posto? Ma come salto forte? Olè. Oh. Una cosa importante. Arrivo. Ci sono degli obiettivi aggiuntivi che dove? Migliorano la sincronizzazione. Però io abbasserei un pelo. E che brutto menu però, quello è veramente brutto. Opzioni. Nei comandi io andrei a sensibilità sguardo X a 3. Perché è troppo veloce. Vediamo se ora va un po' meglio. Bene Desmond. C'è Pino, proteggilo, proteggilo. Ciao Pino. Scusa Pino. Assassino in volo? Così. Olè. Pom, pugni nei reni. Oppla, oppla. Bello! Qui è facile, devi soltanto saltare. Eh beh, fa da te, allora. Tronza. Ah, qui devo saltare, però, vedi? Ah, ok. Tutto bene, Pino? Come stai? Opla! Salterin, salteron. Bim! Che bello. Ciao, Pino. Che belli salti così lunghi che lui si sforzava fino alla miseria. Bene, bene, tutto bene. Il livello di sincronizzazione è buono. Ora forse sono il mio antenato. È ora di scoprire cosa vuole il tempio da te. Facciamo, platiniamolo sto gioco, eh. Facciamo anche le cose secondarie. I modelli? Modelli di che? Signore? Per correre? Signore? Chi è? Va tutto bene, ma signore. Ah, sei qua. Sì, certo. Bella, bro. Sono solo preoccupato tutto qui. Ah, è vero. Non scordate l'invito. Mastro Burge vi aspetta all'interno. Grazie. È un piacere. Dove devo attendere? Secondo la prima missione in cui... Fai alla svelta. Non ti devi far beccare, ti farai beccare. Me ne occuperò subito. Ah, il personaggio? Beh, può essere, ci sta. Salve, James Holden. Vai, oh, missioncina. Oh, un po' di missioni, via. Tieni, imbecille, vai via. Vuole darmi il soprabito, signore? Facciami, imbecille. Poverino, è rimasto malissimo. Io sono... È un templare lui, vero? Signore e signori. Eccomi. Siete cortesemente pregati di accomodarvi in sala. Non mi ricordo. Servi. Di qua. Di qua, grazie. Mi infilo, mi scusi. No, ma dove mi devo mettere? Chiedo bene. Vabbè, tolgo chi se ne frega delle missioni, dai, tante missioni le dico io al massimo, su. Oppure mi metto qua, fermi. Metto tipo qua in mezzo. Così può andare meglio? Forse sì. Che si vede tutto. Però lui non è il personaggio principale con cui giocheremo. Reginald? Reginald? Non so dirvi quanto mi aggradi la commedia in scena questa sera. Il lavoro migliore di Gay in assoluto. L'avevate già vista? Una volta. Mio fratello mi portò qui da bambino. Tuttavia ricordo ben poco. E credo che neanche stasera potrò assistervi come si conviene. No, suppongo di no. Al lavoro, dunque. Lo vedete? Oh, l'occhio dell'aquila. Mo la madonna. Ho capito l'aquila, però così è un drone. È seduto in un palco lassù. È un assassino anche lui. Le scale sono sorvegliate. Dovrete trovare un'altra strada. Non ti preoccupare. L'ho già fatto, bro. Don't worry, be happy. Strunz. Posso alzarmi? Grazie. Guarda, mi scusi se vedo l'ano, ma va, mi è mille dolente. Stai fermo, imbecille. Stai lì, stai. Permesso. Siamo di qui. Ma
Di qua? Sì. Vabbè, ho capito. Perché non vedi uno stronzo arrampicato? Dai, sei un cretino. Sono dei... Non vedono. Ah, però! Complimenti, signore! Ah, però, nel minnone. Vedi lì. Trap l'ha fermato. Brava. Brava, signorina, brava. Questi porci. Dove deve andare, oh? Oh. Ah, non vedi uno che si arrampica? Ma dai, ma sei messo una scimmia. Eccomi qua, ragazzi. Permesso. Ui. Ah, devo anche scassinare, vero? La dama c'è. A trovare l'angolo. Ciao, eroe, buonasera. La strada da solo faceva lui. Ciao Ila, tutto bene? Come state, ragazzuoli? Tutto a posto? Buonasera. Avanti dove? Quando fare la prima missione in cui non ti devi far beccare. Non mi faccio mai beccare. Io sono uno stealther man of the shits. Che figura di merda. Fermi. No, non mi sono fatto beccare. Qua va bene. Ho avuto tipo all'inizio della live tipo 10 starnuti in un minuto, ma va bene. Sì, vedo questo uomo. Poi neanche fosse un uomo piccolo, leggerino, no, è proprio un omone. Porca la miseria. Un omone che si fa col... scusate. Jeremy sta davvero infiammando la platea stasera. È il terzo, remastered. Eccoci qua. Chissà veramente quanti... Aia, bro. Aia, sei fucked. Oh, buonasera, Sally. Tutto bene? Come stai? Ethan. Oh, bersaglio. Dovevi venire da me. Avremmo trovato un altro modo. Quello dietro? Sì. Ma così l'avresti saputo. No. Per quel che vale. Mi dispiace. Anche a me. Il bambino! Che faccia distrutta! Ma che fa... mi cagherei addosso, Che faccia dilaniata! Sì, un po' usiamo lui. Poi useremo un altro personaggio. No, eravamo comunque assassini anche con lui, non mi ricordavo. Povero Pino, dai. Oh shit. Cammina veloce. Calma, prego. Eccolo. È lui che l'ha ammazzato. Fermatelo. Porca puttana, sei ammatti. Che paura. Non c'entro nulla, lo giuro. Perquisitelo, è armato? Perquisitelo. Chiedo scusa, signore. Ma non spingere. Un momento. Lasciate passare. Vi richiamo all'ordine. Siete certa? Quindi stateci. Arrivederci. È successo. Dobbiamo lì su quel palco. Che ci fanno c'è quegli uomini qui? La gente, io me ne sto al sicuro. Perché per il bambino? Ordine, vi richiamo all'ordine. Buonasera. Idiota. Che cazzo hai... Ehi. Che bestia. Mi divertivo anche a fare a botte con i pugni su Assassin's Creed. Perché i pugni li sentivi veramente bene. Proprio dei bei pugnoni pieni di odio. E poi potevi combattere contro uno che aveva la spada col pugno. Era bellissimo. Fatemi uscire. No, non posso uccidere. Ma voi... Tuki, ma la tastiera, quale stai usando? Oggi scrivi un po' malino, Salve Reginald. No, salve Marco. E com'era l'opera? Holden. Assai noiosa, a dire il vero.
Ammazza che assassino sborone. Col suo cocchiere. Andiamo allora. Già. A Fleet Street. Come desiderate. Certo. Sti cazzi, eh. Con queste dita pixelate, questa cosa. Ah, ok. Signori, tu qui tranquillo. Ho in mano una chiave. Ah, è Reginald. E se questo libro dice il vero, ci aprirà le porte di un deposito costruito da coloro che vennero prima. Ah, i nostri cari amici. Regnarono, distrussero, poi sparirono dal mondo. Sappiamo cosa troveremo lì dentro. Conoscenza, può darsi. Forse un'arma o qualcosa di ancora ignoto. Dalle origini e dallo scopo inconoscibili. Magari una di queste cose, o nessuna. Sono ancora un enigma i nostri precursori. Perché ho in mente che sono dei templari loro? Qualsiasi cosa ci sia dietro quelle porte, per noi sarà inestimabile. Oh, per i nemici, se ci arrivassero prima. Non accadrà, lo sapete bene. Chi sono i nemici? Presumo sappiate già dov'è questo deposito. Signor Harrison? Signor Harrison? Che cosa dicono i vostri calcoli? Ma i calcoli credo dove? Che, il sito che la si mappa trovi non esiste di questa regione. È un'area molto vasta. Me ne scuso. Vorrei poter essere più preciso. Va bene, è un ottimo inizio. E per questo vi abbiamo convocato, Mastro Kenway. Vorremmo che vi recaste in America per trovare il deposito e prendere possesso del contenuto. Come voi desiderate. Sebbene un compito di simile importanza richiede abilità maggiori delle mie. Ma certo. Su questo foglio ci sono i nomi di 5 uomini che parteggiano per noi. Ognuno è in grado di aiutarvi nella vostra missione. Con loro al vostro fianco sarete... Che nomi sono? Beh, non si leggono. Sarà meglio che vada. Che figura di merda. Sapevo che potevamo fare. Bene, che non è che la mappa da lontano. Qui dopo li hanno anche zoomati. Saluti, arrivederci. Andate, Ethan. E onorate la nostra causa. Secondo me loro sono aiuto, sono templari, eh. Secondo me loro sono templarini. Mi sa andate, sono troppo fichi. Sono troppo... E vedi, sono troppo elegante, su. Non c'è neanche un minimo di assassinio. Troppo sboroni, bravo Tony Perona, sì. Sono troppo sboroni. Ma che nave? Qui secondo me c'era un po' da guidare le navi, poco però non tanto come in Black Flag. Oh, arrivo. Oh, questa matita l'ho vista volare, eh? Un po' d'aria fresca mi fa bene. Piena di salsedine, la puzza di pesci, gabbiani. Avete rotto il cazzo. Posso correre? Corre. E poi andrà tutto bene. Ah, vado, guarda, Ma certo. Non mi ricordo tutto. Ti ho mai deluso, forse? No, ma non va bene per gli altri. Fidati di me, amico. Vedrai. Ma bene. Sembra che il nostro stimato ospite ci onori della sua presenza. Che ne dici di tornare sotto coperto? Sul ponte non c'è spazio per le signorine. Lo credo anch'io. Eppure tu sei qui. Vuoi fare lo spiritoso, eh? Vediamo se ridi anche per questo. Ora basta, Ciao Astoria. Buonasera, tutto bene? Questo è per te, Astoria. Imbecille, un meno meno. A con B. Imbecille. Vada Pen. Senti, morto. Senti questo. Viene a fare lo spaccone e si crede il signore del castello. Sì. Su, ragazzi, smettetela. Se il capitano ci vede. Al diavolo il capitano. E al diavolo tu, Mills. Da che parte stai, eh? Ma ti spacco la testa. Senti che bella la canzoncina. No, non gli insulti. Lui ho steso uno. Basta. Oh, imbecille. Scemo. Sono pronto a ricominciare. Ma ricominciamo quando vuoi, cretino. Credi che ho paura di te? Ma stai zitto. Scemo. Vieni, colpisci.
Dove, dove ti qua? Giro di rotondo? Vaffanculo. Madonna. Ti arrendi? Ucciso. Mai. Imbecille. Ora come la mettiamo? Pure il coltellazzo. Vieni. Ma che succede qui? Capitano. Perché beh, l'avevo sì, visto scontato, sì, lo volevo rigiocare, il track mi piace molto. Un po' di sport, capitano. E quindi l'ho fatto. Che ne direste di ingannare il tempo facendo il vostro lavoro? Facendomi non una pippa, vieni. Una parola, signor Kent. Ma non mi romper le palle, porno baffo. Ah, quasi dimenticavo. Il tuo coltello. Siamo dei cazzi, eh? Non mi importa di voi, signor Kenway. Ho avuto solo problemi da che siete a bordo. E mi menano. I vostri problemi non c'entrano con me. Domando scusa? Non avete polso. Siete bizzoso e crudele. E la ciurma non ha alcun rispetto per voi. Apri. Apri la porta. Io non voglio discutere. Vorrei un favore da voi. Dimmi. Chi devo ammazzare? Questa è bella. Sospetto che alcuni vogliano ammutinarsi. Davvero? Che sorpresa. Non potendo fidarmi di loro, sono costretto a rivolgermi a voi. Che vino di merda. Perché se si ammutineranno, voi non riuscirete mai a raggiungere l'America vivo. Ebbene, che farete? Se voi dite il vero, che altra scelta mi rimane? Grazie. Ma sia chiaro. Se voi oserete minacciarmi o insultarmi ancora, non esiterò a tagliarvi la testa, io stesso. Siamo intesi? Ottimo. Ti cacchi sotto e ti bevo anche il vino in faccia, signore. Scemo. Riempi nella latta. Ti ci sputo nella latta. Ottimo, direi. Ehi. Signor Kenway. Ecco. Siamo arrivati? Capitano. Qualunque cosa sia, non credo manchi molto. Allora, meglio muoversi. Devo far botte? Devo far bordello? Devo fare il casino? Faccio un po' di... mazzo qualcuno? Ridotto ancora le razzie. Dice che starei mica ripensando, vero? So che tu hai ragione. Ehi tu! Ho delle domande da farti! Non urlare! Fantastico, ma non ho tempo da perdere. E poi cosa potrei avere di utile da dirti? Cerchi informazioni? Vai dal cuoco o dal medico. Loro parlano con tutti qui. Posto. Vabbè, così non si fida. Senti, così ciecamente. Sta arrivando. Dottore, avete un momento? Perché? Vi sentite male? Che bel barbun! No, niente affatto. Mi chiedevo se avete sentito strane voci qui a bordo. Che genere di voci? Strane lamentele, proteste. Gente che ce l'ha col capitano o i passeggeri. Parlate come James. Come gli ho detto, ho avuto troppo da fare con le ricerche per avere il tempo di notare qualcosa di strano. E dove posso trovare James? Trovate giù in Cambusa. Ora vogliate scusarmi. Andiamo da James. James? Che è qua? Sei tu, James? Sì. Sei. Ethan Kenway. Lieto di conoscerti. So già chi sei. No, esce un buco, esce un gomito. Lo immaginavo, ma non qui. Seguimi. Allora, cosa vuoi sapere? Questo è ubriaco, però. Hai visto o sentito qualcosa di strano da quando siamo salpati? Qualcosa che ritieni preoccupante? Alcuni degli uomini si riuniscono ogni notte sul ponte. Non ho sentito che qualche parola qua e là, quindi non so bene che cosa tramino. Ma la vedo molto grigia. Intendono ammutinarsi? Meglio che nera.
So soltanto che detestano il capitano. Grigia. Mills ha cercato di tenerli buoni, ma un uomo solo non può fare più di tanto. Grazie dell'informazione. Spero solo di arrivare vivo alle colonie. Ma poppa! Sera, signore. Ehi, bomberone! Dove andiamo? Bene. Liscio come l'olio, come piace a me. Cosa vi porta quassù? Volevo fare un giro. Sgranchirmi le gambe, tutto qui. Attento a dove andate. Il ponte nasconde molte insidie di notte. Oh! Cos'era? Oh! Hanno lanciato del carico fuori bordo. Ma perché? Ah, fan del macello, via. Oppla, oppla, sono un assassino. No. Tipo strano, si toglie mai il cappello e nasconde la faccia. Ha ridotto ancora le razioni. Dice che non ce le meritiamo. Non è tutto giusto che lui abbia arrosto il vino. Non c'era niente. Item. Non so cosa hai toccato, ma c'era un po' di cacca, forse. Strano. Molto strano. Ma che è esplosivo? No. Trentatreesimo giorno. Minchia, un mese in mare. Una rottura di palle. Novità? Ogni notte è lo stesso. Perlustro una zona e buttano i barili dipinti da un'altra. Devo soldare un secondo paio di occhi. Magari James o Mills. Ma perché lo fanno? Se ho ragione, i barili servono da segnali. Lasciano una traccia. Temo sia soltanto questione di tempo prima che gli inseguitori... Nave in vista! Si prepara a sparare! Matt, porti... Ai vostri posti! Porti una spiga! Tenersi tutti giù! Ho capito, ma porta una sfiga, ma atroce, eh? Un colpo a salve! Sembra che non vogliono affondarci, ma abbordarci! Uomini ai posti! Pronti a combattere! Vi voglio sotto coperta! Perché? Posso difendere questa nave? La sapete issare una vela? Caricare un cannone? Combattere in mare? Non credo. Ora tornate in cabina, oppure devo farvi scortare giù! Vabbè, ma non ti incazzare, oh. Dimmi cosa fare, lo faccio. Chiudete il boccaporto! È pure chiuso dentro. Eitan. Sei stato lì sopra. C'è una nave in vista e vuole abbordarci. Ma è strano. Nessun ammutinamento a bordo. Non ha senso. Ah, ma ce l'ha. Che vuoi dire? Pensavi di scappare da Londra così facilmente dopo l'omicidio all'opera. Oh. Senza che ce ne accorgessimo. Senza che ti seguissimo. Ah, così si spiega tutto. Arrenditi e verrai trattato con ogni onore. Se vuoi trattarmi con onore, dammi una spada. Vuoi davvero tentare la sorte in questo Ma modo? Ma stai zitto, che ti distruggo. Dai, imbecille, dai, leva delle palle, fuori. Sei morto, bro. En garde. Ho fatto scherma. Sì, cosa vuoi? Ballare? Tappali. Oh, imbecille. A stronzo. Vaffanculo. Ma vai a cagare, vai. Ma dai dei cazzotti in faccia!
Mamma, quanto sangue. Allora? Ma che volo che hai fatto, cretino? Dovete restare sotto coperta. Vi ho dato ascolto, ma Mills mi stava aspettando. È lui che ha portato quella nave qui. Non c'entra la ciurma, solo lui. Che cosa vogliono? Me. Che mi prendano. Ah, è così. Ci raggiungeranno. Non si può far nulla. Forse ho un'idea. Volete che entri in quella tempesta? Non abbiamo scelta. Non lo farò. Lo farò io. Va bene, va bene. Che fanno? Che è sul rumore? Ma altissimo! Assicuriamo quelle cime! Calmatevi! Sistemerò io la vela! Che devo fare? Dov'è? Di qua! Vediamo, ho mangiato da poco, quindi il rigurve, senti lì, vai lì! Corri, corri! No, che fai? Scemo, senti giù! Cur, cur, cur! Lega il sartiame! Non so cosa sia il sartiame! Bestia! Come sguisciola, corri! Vai, vai, fai un casino, fai un bordello. Velocità! Spiegate le vele! Fenway, arrivo. All'albero di Trinchetto! James, arrivo, Trinchetto! Voi all'albero maestro! Lassù? Lassù! No, no, giù! Dov'è, io? Urca, dove vai? Ma porca puttana, ma dove sei infilato? Niente, nell'acqua. Dove ti sei infilato, Kenway? Mannaggia te. Testa di cazzo, dove sei andato? Torna su, va là, dai. Dov'è? Dai. Si butta. La vela del pennone, vai o no ancora? Vai pennone! Ecco qua, però è ancora troppo basso, alto, sto volume, ha rotto le palle. O cambiano volumi o... Ma non me l'ha cambiato prima! Allora, me l'ha cambiato? Oh, ora sì! Come scazza la randa lui, come randa la scazza lui, come l'Anli... Ecco, via. Guarda caso un fulmine. No, quello mi ha aiutato prima. Orca la puttana. No, brother. Arrivo, bro. Arrivo. Sì. Grazie. Prego. Pizza la pal, pippa la cazza, palla tutta. Ce l'abbiamo fatta, sono morti. Ma anche noi però. No dai, pensavo peggio. Ah madonna, 2 mesi e mezzo.
Perché il 3 è quello che mi è piaciuto di più. O forse anche perché è quello che ho giocato di più, sicuramente. E molto probabilmente perché è quello che, che è uscito mentre io ero a giovane abbastanza da giocarlo. E quindi di conseguenza l'ho giocato di più. E poi mi piaceva anche come cosa, che andavi a caccia degli animali, usavi l'arco, andavi sugli alberi. Quando è uscito Assassin's Creed 3? È uscito nel 2012. Sì, nel 2012 penso sia stato il momento videoludico in cui ero più attivo. 2012 avevo 10 anni in effetti. Però diciamo 10 anni sì. E quando ho scoperto i videogiochi per State bene. Siete pronti all'attracco, uomini? Attracco. Il primo due ero non nato, avevo 5 Solo anni, Ilaria, se permetti. I gabbiani sono delle buone guide. Salite sulla coffa e vedrete. Ma che nomi ci sono, non esistono questi? La coffa, la pippona, la pippetta. Ma dai, sei matto, Giovanni. Non esistono questi, la pippa, la coffa. Opla! E dove sto andando? Ma vai, dove vai? Ma quanto in alto? Se hai bisogno? Poi come fai a scendere? Senti che bella musica! Pi, pi, pi. Poi la musica! Na, na, na. Questo era il Prologos! Ma Boston. Nel 1754. Il bambino. Mastro Kangui? Sì, Charles Lee, signore. Lieto di conoscervi. Mi hanno chiesto di mostrarvi la città, di aiutarvi. Sì, vedi, vedi. Ho chiesto di portare i vostri bagagli alla locanda. Vedi che erano dei templari? Sì, sì. Per caso tu sei il figlio di John e Isabella? Il solo e unico. Ah, sì, cioè, alla voce Braddock, così. Alla voce di un ragazzo. Già, ma è veramente un uomo che... vecchio, Finché non arriva. Dai una spinta a buttarlo di sotto. Sì. Dimmi pure. Dai, promuoviti, Charles Lee, Speravo di diventare vostro allievo. Se devo servire l'ordine, non posso immaginare un mentore migliore di voi. Molto gentile. L'ordine dei templari. Impossibile, signore. Di qua. Dovete fermarlo. Dove? Oh? Vabbè, ormai cazzi suoi. Dai, Carlo lì. Carlo, belli cagnoni. Boston è una città vivace. No. Ci cagnone, sono tante cose da ciao. Fare, pisellone. Una volta sistemato, vi suggerisco di passeggiare per le strade. Belle. Sì, imbattervi in qualche buon affare. Fermati un attimo, devo prendere alcune cose prima di Ma dove? Cerco dei cavalli nel frattempo. Oh, i cavallos! Vai! Dove vai, oh? Piriri! Bella sta cosa qui che facevi i trick track! Piriri! Piriri. 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 Dannati ladri. E non si può. La mia tomba. Benjamin Franklin. Entrate nei guai, amico. E infatti è così. Grossi guai, temo. Che accade? Mi hanno derubato tutti questi fogli. E anche se ho riavuto ciò. No, no, stai fermo. Io temo sia rovinato. No, no. Il libro di te. Non è un banale libro. È un almanacco. Il primo che ho scritto. Benjamin Franklin, molto lieto. Ethan Kenway.
Voi non siete di Boston. Perché dite così? Siete ancora un uomo onesto. Vi fermate ad aiutare un vecchio pazzo. È un almanacco. Io non voglio insistere, ma sembrate un tipo sveglio. Se doveste trovare le pagine mancanti, vi ricompenserò. Ecco, io non so se... Va bene, va bene. Se avete tempo, evviva. Se no, pazienza. Quel libro è inutile allo stato attuale. Ma se mai riusciste a sistemarlo, mi troverete in quel grande magazzino laggiù. Lui è sempre lì. Lui dorme, vive, lavora, caga. Tutto lì, tutto sopra il cibo. Ma sto bambino... Non eri così prima. Ciao. Ah, segui Carlos, su Charles. Vabbè, le pagine dove che siano, scusami. Ah, sicuramente non qua. È lì il magazzino, sì. Dovete risolvere un problema delicato. Ma quanto poco risoluzione di merda. Salve, una spada e una pistola, ma subito. Acquisto brutto però, eh. Armi da fuoco. Pistola petrafocaia. $2000. Sono dollari? No, sono sterline. Non c'erano ancora i dollari, giustamente. Immagino. No, sono sterline. Cosa sono, franchi? Che soldi c'ho io nelle tasche? Arrivederci, Shelby. Come l'equipaggio le armi acquistate? RB? Porca che casino che era, è vero? Mettiamo la spada. Vabbè, le ho già assegnate. Ok. Ok. Olè! Trick track, truck trick. Bello. Ma il porcone! Bello, Burcellone! Bravo! Eccomi! Andremo alla taverna Green Dragon. Green Dragon? Let's go, sui porci. Le stanze sono ampie. Ma non impenna, non impennare. Mi hanno detto perché sono venuto a Boston. No, Mastro Birch dice che devo sapere solo ciò che voi volete dirmi. Mi ha inviato una lista di persone e mi ha ordinato di farvele incontrare. E hai già organizzato tutto? Sì. William Johnson ci sta... Oh, scusami. No, arrivo, arrivo. Permesso. Quanto bene lo conosci? Non molto. Ma ha visto il segno dell'ordine e non ha rifiutato l'invito. Dimostrati leale alla nostra causa e ti metterò al corrente dei nostri piani. Non chiedo di meglio, signore. Dove vai, No, il cagnolino. Dove devo andare? Mi ricordo, i cavalli di Assassin's Creed avevano questo culone e ste gambine secche, secche, secche. Sono normali, no? Ma guarda che gambine secche secche che hanno. Non ha mica le ginocchia. Non... Ui, come fate a scendere così? Ah, così. Ma come sono sottili? Come fanno a camminare? Titic. Che devo fare? Un favore, via. Io voglio fare una missione bella con i morti, con le cose. Certo, furfante, maledetto bastardo. Ah, pensavo parlasse con me. Momento. Oh, non siate sciocchi, cari. Prego, sedete. Gradite qualcosa da mangiare? O da bere, forse? O vi serve un letto? Abbiamo prenotato due stanze. Oh, sì! Ma certo, i signori lì e Kenway, giusto? Sono normali così? Che storia? Vi occorre qualcos'altro? Stare tranquilli. Vabbè, poverino, ma ha chiesto una cortesia. Di qua. Dai, su. Mamma mia, che antipatico che sei. Che brutte stanze. Chi è? Allora. Chi è sto signore pure? Chi sei? Signore William Johnson. Questo è veramente esistito? È un nome proprio americano, inglese o americano? William Johnson.
So che state preparando una spedizione. Ma poi che barba c'hai? Pare ci sia un sito dei precursori nella regione. Mi serve la vostra conoscenza di luoghi e persone per trovarlo. Ahimè, le mie ricerche sono sparite. Senza non posso aiutarvi. Pure le tue. Noi le troveremo. Avete indizi? Ui. Il mio socio, Thomas Hickey, sta indagando. È bravo a ottenere informazioni. Bene, ditemi dove trovarlo. Veramente? Cercherò di accorciare. Ne saranno esistiti 20 milioni di William Johnson. È come dire un Mario Rossi. È probabile che sia lì. Immagino. Charles? Signore? Meglio muoversi. Ma certo. Allora, che devo fare? Seguire Carlo lì. Tiriri, piriri. Piriri, pipipi. Questi campi creati così dal nulla. Eccoci qua. Ah, ok. Un favore a Johnson, e vai. E ubriaco Thomas questo. Hickey? Chi lo chiede? Ui. Eitam Kenway. Ha tutto il collo così. E dovrebbe dirmi qualcosa. Un Ascoltami. Po' di rispetto. Ecco, scemo. Calma, Charles. William Johnson ci ha mandato qui da te per abbreviare l'indagine. Non c'è niente da abbreviare. E non mi piacciono neanche i vostri modi sofisticati. Ho già trovato gli autori del furto. Allora perché stai perdendo tempo? Lui comunque ha 50 anni, ma parla come uno di 20. Ui. Sto pensando a come liquidare quei furfanti. Ho un'idea. Sentiamo. Ne ammazzo io. Io uccido la guardia e mi apposto alle spalle degli altri. Voi due arrivate da davanti. Quando apro il fuoco su di loro, voi entrate. Avremo l'effetto sorpresa. Metà di loro morirà prima ancora di capire. Madonna, che ma... Ma entrare... Oh, come mirare? Ma poveretto, pam! Mettetevi in posizione, ma attendete che io apra il fuoco. Ah, giustamente... Posso raccogliere questa, sì. Altre 9 uccisioni? Madonna! Piriri... 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 Mirare... Ah, mi avvicinare. Wow. Addio, effetto sorpresa. Ma che me frega! Fatevi sotto, merde! Aia, ho sbagliato tasto, scusa! Ma è difficile! Ha sparo distinto! Così, ok. Sono già morti tutti? Ma come ho fatto a ucciderne 10? Ma forse dietro, in generale? Su, saremo sicuri qui ah, dentro! Ah, sì, in generale. Dici, in questa missione. Quelli faranno saltare la porta. Avanti, sparate! Quelli chi? Ora ci divertiamo. Na na na. Non era poi tanto sicuro di dentro. Vabbè. Porca puttana! Gettate le armi e magari vi lascerò vivere. Vi faccio la stessa offerta. Niente di personale. Voglio ridare questo scrigno al legittimo proprietario. Non c'è niente di legittimo in Johnson. Non lo ripeterò. Va bene. La la la. Come faccio? Ho sbagliato, come si fa? No, aspetta. Morti? Sì. Bravi. Non mi lascia le armi, mi lasci sto cazzo di... E niente. Non mi lascia il fucilone.
Quelli come te non rubano libri e mappe. Chi vi ha mandato? Non li ho mai visti. Comunichiamo con messaggi e lettere. Ma ci pagano bene e noi obbediamo. Beh, questa storia è finita. Riferisci questo ai tuoi padroni. E quale sarebbe il tuo nome? Non importa. Mi conoscono. E come fanno? Ehi, Tam, questo ha un po' di munizioni addosso. Ti conviene prenderle, visto che la tua pistola è a secco. Su, torniamo. Tanto la mia pistola non è a secco, ma ho tutti i proiettili. A parte quello. Però fatti i cazzi tuoi per una volta, no? Aspetta, devo raccogliere un'arma. Aspetta, che sennò non c'ho niente. Arrivo. Gira l'audio. Mi si è buggato la visuale. Ok. Noi sistemiamo queste cose. Na 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 na. Aia, scusa. Guarda là, accidenti. Ehi, i cadaveri gronderanno oro. È ingiusto sprecare quel ben di Dio. Sei impazzito? In caso l'avessi scordato, c'è parecchio da fare qui. No, ma perché devi sempre rovinare la festa? Oh, non vi arrabbiate, state calmi. Ho spiegato io 2 o 3 monetine, dai. Tu, andiamo. E escono dalle erbacce qui. Ecco. Ciapali. Bravo. Vai, prima io. Ciapa lì, ciapa, sono veramente un assassins. Guarda le muccone! Guarda che muoiono anche questi, eh. Vabbè, eccoli, li ho beccati prima che loro arrivassero. Allora, Tim! Cecchino, proteggilo! Fatevi sotto, merde! In effetti era un bel po' easy battere nemici, eh. Ui! Perfetto. Ai, imbecille! Easy. Ehi, il signor Johnson dovrà raddoppiarmi la paga dopo tutto questo se vuole che resti con lui. Che devo fare? Funziona, Tuki? È la base di questo Assassin's Creed, spammare il contrattacco. Vi ringrazio, Mastro Kenway. Ora, ditemi cosa vi occorre. I segni su questo amuleto vi sono familiari? Stronzo. Che tribù vi ha mostrato roba simile? Pezzo di merda? Si direbbe Kanyengaka di origine. Kanyengaka? Bene. Potete indicarmi un luogo preciso. Devo sapere da dove viene. Con le mie ricerche in mano, forse. Vediamo che posso fare. Kaka? Thomas. Prenditi una stanza. E fatti un bagno. Credo che ci fermeremo qui per un po'. Puzzi di merda, bro. Fatti un bagno. Che già immagino il bagno che ti fai. Te un po' di sciacquata nell'acqua.
E poi ti asciughi e puzzi il peggio di prima. Ma come va? Ma come ballano questi? Tic track e tric track. Tiki caca. Vai, che devo fare? Inizia missione. Il prossimo sulla lista, prego. Buonasera, signore. Buonasera. Che stile? Calma. Duca? Lei è Duca? Ehi, Catherine, bella mia. Vieni un po' qui. Papà ha bisogno di bere. La Madonna. Come va la ricerca? Non si cava un ragno dal buco. Benissimo. Tutto e sta... i contatti indiani? Morti, morti, morti. La fiducia perché dicano ciò che sanno. Eccola lì. Su, come possiamo riuscirci? C'è un tale che ha preso degli indiani come schiavi. Salviamoli e quelli ci aiuteranno. Olè! Sai anche dove li tiene? No. Ma... Oh. Ma Church sì. Lui può trovare chiunque. Anche lui è sulla lista. Problema risolto. Mi stavo chiedendo chi contattare. Ben fatto. Voglio far bordello, voglio fare. Ah, fangulo! Mi voglio, va bene? Chi è? Morti. Volevo fare queste cose. Dottore. Dottore. È indicato molto male, sì. Splendido. Più nella, nelle texture che nel, nel resto, eh? Charles. Signore? Più nelle texture, perché nei movimenti non fa neanche cagare come gioco, pare eh? Che non siamo gli unici. Non è lento, non è vecchio, non è... Potrebbe essere legato facciamo? Il personaggio, proprio come lo texture. Cerchiamo. O texture brutte, vecchie. Vieni. Ti mostro come. Chi vuol fare un fotomontaggio? Nemmeno con le migliori intenzioni. Se solo li avessi visti. Erano ubriachi fradici, non stavano in piedi. E in pieno giorno per giunta. Il Black Swan Inn offre la miglior tariffa della città. Provate i nostri famosi arrosti della domenica. Sì, se invece li guarda così, volevo da mettermi lì. Il gattino! Piccolino! Un comportamento del genere da un aspirante chirurgo. Non lo diventerà se continua a ubriacarsi. Che spettacolo vergognoso. I genitori di Benjamin ne morirebbero. Forse dovrei mandare qualcuno a prenderlo prima che macchi la sua reputazione per sempre. Si sono diretti verso nord-est. Saranno sicuramente in cerca di una taverna o di un altro luogo di morte. Inizia a fare domande ai passanti. Io salirò più in alto. Mi parla. Piccolino patatino. Andiamo. Non mi devo sincronizzare, mo subito. Ma sarebbe certo. Perché in quegli anni, alla fine, oh, sono 300 anni fa e non è che siano 2000. Oh, sorry. Salve, buonasera, salve. Oh,
parole. Arrivederci. Porca miseria, è vero che non sta sugli alberi lui. No, vabbè. Qui giù devo andare? Ah, qui la torre di qua, ok. Che porta piccola. Arriva qui l'otto, arrivo. Questo era un gabbiano brutto però, eh. Eccolo. Guardalo lì, con un piede solo. Con le mani, senza piedi. Le orecchie. Con un po' di fortuna. Olè, primo salto dell'aquila. Allora, va bene. Ascolta le guardie in movimento. Sono queste le guardie in movimento? Quali sono? Quali sono le guardie in movimento? Sono quelle là, mi sa. Ah, è vero che faceva alcune animazioni più veloci se premevi A. Ora mi ricordo. Oh, I'm so sorry. Oh, cazzo. Urca, sono tanti. Ciò, ho sbagliato. Urca. Urca ancora. Presi tu cosa, Tuki? E bastalo. I cani, corriamo insieme. È la mia miseria, però. No, ti prego. Oh no. Ma che due maroni. Ma vanno a vedermi. Ah, sono qui. Questo è un pezzo di merda però. Imbecille. Un altro. Ma da dove? Ho capito, mamma. Ah, del di qui. E paura storia. Aspettami. Ahia, ho sbagliato. Ah, no, no, no. Fare il salto della fede, no. Ma avete rotto i coglioni. Andate via, andate. Dai, su. Mezza ai maroni. Ahia. Bastardo. Dai, basta. Olè. Basta adesso, eh. A rompere le palle. Basta. Questo dice a Church che in un modo o nell'altro. Ma porca. Vabbè, vabbè, sti cazzi, dai, sti cazzi. Ma vaffanculo anche te. Non è che ho fatto, non è che ho fatto niente di male comunque, eh. Cioè, non è che li ho picchiati. Muori. Andiamo di qua. Davvero? Ogni sorta di ribaldi e furfanti si aggirano in strada. E ne ho incontrati alcuni solo poco fa. Non mi dire.
È stato vicino alla chiesa. Un gruppo di uomini correva verso di me quando uno di loro è crollato a terra di colpo. Era malmesso. All'inizio volevo aiutarli, ma è bastata un'occhiataccia per farmi cambiare idea. Forse è meglio così. Non è il tipo di gente con cui vorresti avere a che fare. Grazie, cavallino. Ho chiesto ai banditori, ma nessuno apre bocca. Al diavolo! Stanno mentendo! Già, che posso farci? Le minacce sono inutili e non intendo pregarli. Ma minacci, ma che vuoi minacciare, struzzo? Restane uno e mettilo alla gogna. Ma alla gogna ti ci metto a te, bastardo. Se lo faccio, di sicuro canteranno canzonacce su di noi. L'ultima cosa che ci serve sono i banditori che denunciano i nostri abusi di potere. Lascia perdere. Il tizio è morto. I colpevoli spariti. E chi sa qualcosa non vuole dire la verità. Sochmel. Se i cittadini proteggono i furfanti, tanto peggio per loro. Sochmel. Siamo amici, non vi preoccupate. E questo dice a Church che in un modo o nell'altro il debito va ripagato. Non lo invidio proprio. Chissà che lo aspetta. Cosa pensi volessero fare? Immagino. Oh, gattino, no, gattino, no, gattino! Affanculo. Quanto mi dicono, questi lavoretti si fanno in pochi isolati. Ma che maialone! Meglio non comprare carne domani. Ottima idea. Quando un penny fa la differenza. Visto, Charles, presto troveremo Church. Come ti andiamo, Charles? Se posso, signore, dove avete appreso tutto questo? Lo si impara se si viene cresciuti come lo sono stato io. Oh, buonasera, signore. È fondamentale per loro. Oh, scusi. Guida i piedi quando si corre e ci si arrampica. Indica alle mani quando colpire e lottare. Ma soprattutto trasforma il senso. Affanculo di è. A percepire la realtà in un modo. Volevo fare una cosa fica, non è riuscita. Più o meno è riuscita qua. Attento, il posto è sorvegliato. Dobbiamo evitare le guardie. Non ti preoccupare. Sei in buone mani. Urca, ma dove? No, no, via, via, lì davanti. Vieni qua, Carlino, vieni. Stai così, Carlino, aspetta. No, ho sbagliato strada. Su, no, non si può andare. Aspetta, andiamo su di qua. Puoi salire te? Sai salire o no? No, imbecille, me l'ha spostato. Perché sono... Ma porco. Vabbè. Ma quanti siete? Vai. Faccio un macello. Ma pure sul muro. Sono morti. Via. Siamo liberi. Allora non so se è perché comunque sto usando sto PG che è già bello OP di suo. Però sono veramente OP. Entrambi? Ma bello entrambi. Morti entrambi così. Che figura! Ho bagnato le ciappette. È chiusa.
Dovrò trovare la chiave. Aspetta. Il capo delle guardie. Qual è? Ah, quello lì. Vabbè, abbastanza easy comunque. Oh, scusa. No, ho sbagliato tutto. Scusa. E le chiavi? E adesso le chiavi? No. No, le chiavi. Porca puttana, le chiavi. Come? Forse ne sono altri di capi. Immagino, sì. Ah, ce ne sono altri. Che paura. Oh, scusi. No, ancora no. Fermati. Immobile. No, dove vai? Gatto. Grazie per il ridone. Buonasera. Mi soffio il naso, eh. La corazzata Potionkin. Buonasera, buonasera. È una cagata pazzesca. Grazie mille, gattone. Fammi vedere il messaggio del maledetto. Meglio, ma puoi trovare giochi migliori. Grazie mille, Giorgio. Lo guardavo per il follow. Cos'è che ha scritto Cog? Aspetta, fermi. Arriva, fa casino. Qui fa, si blocca tutto. Meglio questo di Binding of Isaac, ma trovi meglio ancora, io dico meglio se poco è... Bravo, bravo Cog. Non è mai contento quello lì, eh. Non è mai contento, non è mai contento. Ecco, vedi, vedi, non è mai contento. Guarda, pure per parte che hai questo odio immotivato. Con il povero Isaac. Perché devi solo perché rendere tutto così difficile? Non ci sai giocare. Basta che tu mi dia ciò che mi devi e tutto sarà tutto bene, gatto. Come stai? Da posto? Non pago, non mi serve protezione. È ovvio. Ciao Gabriel, buonasera. Altrimenti non saresti qui. Anch'io sono molto contento, gatto. Molto molto contento. Che razza di mi manchi, gatto. Ora, che vogliamo farne del nostro ospite? Magari tagliamogli le mani, così non potrà più operare. O magari... Benissimo, grazie gatto, auguri. Così la smette di buona serata, buonanotte. O magari tagliamogli il cazzo. Bene, pure questo. La pianterà di fotterci. Benissimo, parliamo di un bene stasera. Quante opzioni? Uno che c'ha la merda in canna, l'altro che gli taglia il cazzo. Va bene. No. Un momento, forse sono stato maleducato a rifiutare prima. Mi spiace tanto, Benjamin, ma ormai è deciso. Sì, ragionevole, Silas. Un tatto oggi. Per chi mangia adesso, un po' tardi, buona cena. Ma ti sei approfittato della mia generosità. Non mi farò fregare una seconda volta. Quanto dura questo come storia? Temo di non avere lo stomaco. Adesso lo faremo abbastanza easy, non è difficile come gioco. Chiamami quando hai finito, Cater. Te ne partirai, Silas, capito? Oh. Io ti ucciderò! No. Non credo proprio. Vabbè, 16 ore e mezza. 16 ore e mezza. Ma non me le ricordavo neanche. Un bel taglionetto e via le orecchie. Cosa ne dite, signor Cerno? Ah, fa lui? Almeno non mi sentirò più. Tutte queste sciocchezze. Ma stai zitto, stai. Scemo. Lei chi è? Che siete? Ethan Kenway. Vabbè che poi io se sono giocato quando è uscito avevo 10 anni. Quindi già 10 anni cazzo lo sapevo. Seguitemi, signor Church, e presto capirete. Ho fatto veramente cagare in questa missione.
Che bello quando dal nulla facevi così. Così meno era. Pam, pugni nei denti, pugni nei denti. Vediamo se è ancora fattibile far fuori un'intera legione di stronzi così, eh. No! Ho sbagliato tasto, vabbè. A pugni! Ah, a pugni! Così, per divertimento. Mamma mia, che vedi, le ossa rotte si sentivano, che bello. Ecco, via. Arrivederci. Però si bugga la visuale, eh? Ui. O ci metto un po'? Ok, ci metto un po' a sbloccarsi. Johnson mi ha aggiornato. Guarda caso, l'uomo che mi ha rapito è lo stesso che cercate voi. Il suo nome è Silas Thatcher. Chi? Quel bel quello di prima. Ops. Che i suoi modi non vi ingannino. Per essere più abietto che abbia mai conosciuto. Cosa sapete dirci delle sue attività? Almeno un centinaio di uomini. E più della metà sono giubbe rosse. Tutto questo per degli schiavi. Oh no. Quell'uomo è ufficiale delle truppe inglesi. Comanda il forte di Southgate. Dobbiamo entrare lì dentro. Devo pensarci su. Ma si entra. Nel frattempo, tanto siamo dei fenomeni. Cercherò l'ultima recluta. Va bene. È John Pitcairn. Vi porterò da lui. Lui è sempre più vecchio. E ha la voce mia. Lui parla come me, di un ventenne, e invece no, non è un ventenne. Che cosa volete? Chi è lui? Nuove reclute. Altra carne da cannone, eh? Avanti, su. E poi ha questi occhi verdi, acqua. Riuscito? Non vi ricordate? Lavoro per il generale Braddock. Quando non mi occupo di voi, è ovvio. Oh, in effetti qui se si incazzano un pelo è difficile, eh? È un po' dura come situa. Vabbè che secondo me questa non è la parte migliore del gioco, questa siamo ancora un mezzo prologo. Inizieremo a giocare bene con l'altro personaggio, quindi... Intendevi annunciarti, forse? O speravi che nessuno Signore, avrebbe notato il tuo arrivo? Lasciate che vi spieghi, per favore. Per la miseria. Questa la voglio proprio sentire. Non ho disertato, signore. Sono qui per ordine del comandante Amherst. Mostrami una carta col suo sigillo. E forse eviterai la forca. Non ho nulla con me. La natura della missione, signore, è... È una faccenda che non si affida alla carta. Ehi, Tam. Generale Braddock. Non so perché mi sorprendo. I lupi viaggiano sempre in branco. Mastro Pitcairn resterà qui solo per qualche settimana. Poi lo riporterò al suo posto una volta terminato il lavoro. Sento puzza di bruciato. Un gioco che mi sta venendo in mente da fare qui lei, che non spiegherà nessuno come questo. Mi costringano a cedere licenze. Ma non ho ordini per quello delle scimmie. Non lo avrete. Potremmo fare due, tre live con quello. Portate fuori i signori. Provarlo almeno. Humankind Odyssey, potremmo provare. Beh, non è andata come credevo. E dire che era come un fratello. E ora? Non è male, vero Gabriel? Il problema l'avevo giocato tempo fa. Torneremo al campo. È che non l'avevo capito bene o andiamo. Non avevo voglia e quindi l'ho un po' rasciato. Anzi no. Mi sa che il problema era che ci travestiremo da membri della pattuglia e al momento era molto difficile con le risorse affullarsi, essere comunque e mi ammalavo, non mangiavo. Però forse dovrei farlo in live con qualche aiutino in più. 1, 2, 3 scimmia. Scimmie, non erano scimmie, poveretti. Ma che devo fare? Mica l'ho capito. Devo seguire la pattuglia e basta. Ah, ok.
E forse verso Marlboro? No. Lì? Allora lì non c'è Street. Vabbè, li seguo qua. Dall'alto li seguo. E via. Sì, un paio di live giusto da avere il nostro gruppo di ominidi. Fare un po' di salto tra fare due o tre oggettini, due o tre morti, ma lì, i nostri figlioletti. Potrei provare. Il problema è che io, come ogni gioco, sono lì, dico lo faccio, ci penso anche, mi piace l'idea, ma poi arrivo lì, dico, ma perché no? Poi mi annoio. Ora proveremo. Ora chi? Come è cambiato fiero? Ehi! Ui. Oh! Non siete che ladri e ribaldi, tutti quanti! Ma io ti ho trapassato! Al diavolo voi e questa guerra! La merdazza gli ha tirato! Addosso! Un merdone! Ma sei impazzito! Ui! Era anche mezzo buggato. Lascialo, Edward. Ancora tu. Lasciaci andare. Assieme a John Pitcairn. Che faccia da simpaticone. Non dovevi sfidare la mia autorità. Ma ti ammazzo, stai zitto. Sono un assassino. Metteteli in catene. Vedi? Se a me in catene. Prego, chi è il prossimo? Uno. Due. Tre. Ah! Oh no, come te rinforzi? Mamma mia. Allora? Oggi fermo la mia mano perché un tempo eri un fratello e un uomo migliore. Ma se ci incontreremo ancora, ogni debito, ma che occhia? Sarà dimenticato. Siete libero, John. Tutto fiero. Traditore! Vattene! Partecipa a quella folle ricerca! E quando ti troverai ferito... Suppongo abbiate un buon motivo per fare tutto questo. Che cosa volete? Vi spiegherò tutto per strada. Che devo fare? Ancora. A pugni, a pugni. Ehi, double. Dove sei andato? Dov'è andato? Niente, è andato via. Ecco. È scappato via l'ultimo. È volato in un'altra dimensione. Ah, non devo giocare con te, scusa. È su. Ma sempre il grande Carlo Le. Signori, penso di avere trovato la soluzione al problema. Anzi, l'ha trovata Odisseo. Odi chi? È uno nuovo?
L'eroe greco, ignorante. Ora vi spiego. Entreremo nel forte fingendoci amici di Silas. Una volta dentro scatta la trappola. Liberiamo gli schiavi e lo uccidiamo. Bene, bene. Mi piace. Bene. Iniziamo. Per prima cosa ci serve un convoglio. Oh, la miseria, che casino. Cosa vuoi fare? Il cavallo di Troia? Voglia, voglia? Eh sì. Guarda che fatica che fa Carlone lì. Il convoglio sarà qui a breve. E ripeto, lui ha 82 anni. Sempre più vecchio. Ha delle rughe che neanche... facciamo errori... Neanche è Aitan, Aitan che è il più vecchio. Il Boston Country Journal, il vostro giornale. Quello attraverso. Che fanno? Tutto legno. Fanno la magia. Benissimo, Dabo. Vabbè, devo fare del casino? Vabbè, subito. Sai che però è invecchiato veramente male, Dabo? Bella, bro. Anche graficamente è invecchiato veramente male. Ah sì, scusa. Charles, tu e era bello per il bosco, per le foreste, per la neve, quello era molto bello. E io invece? Tu e John ci seguirete a distanza e ci terrete d'occhio. Vi farò un cenno quando ho capito qui. Buonasera, signorine. Siamo qui per te e i tuoi compagni prigionieri a Southgate. Liberami. Prima dobbiamo entrare. Stai tranquilla, eh? Non posso rischiare che qualcosa vada storto. Buonasera, signorina. Tutto bene? Te lo prometto. Ha visto una bella signorina e ci prova. Siamo lo scemo. Di Silas. Sai quanti uomini ci sono? Che tipo di difese hanno? Io ho appena iniziato, sì, ho iniziato oggi da un'ora e mezza. È importante per lui se ti ha fornito persino una scorta. Signore, nemici in vista. Devo attaccarli? No. Li sistemeranno Jonathan e Thomas. Come volete. Come fare a non vederli rossi vorrei come il fuoco anche dentro se l'erba verde? Male la tua diffidenza. Come vuoi. Star fermo immobile qua io comunque. Senza toccare niente, fare niente. E sai già il plot? Sì. E l'avevo anche finito. Penso sia uno dei unici giochi che ho finito da piccolo, quando l'ho giocato. Addosso al nemico! Ah, non avevo capito LB. Pensavo fosse l'altro. Paura, Dabo della minchia. Maledetti cani. Cagnolin! Ma stai zitto. Non fateli avvicinare! Ma il cagnolino? No, come il cagnolino? Vabbè, il loro cane, in effetti. Cioè, poteva essere pericoloso anche per me. Scusa, non volevo. In guardia, uomini! Vieni qui, voglio vederla. Ma certo. Bestia, come sono cattivi. Dite una sola parola e li faccio a pezzi. Ho visto, ho visto.
detto, ehi. Addosso al nemico! Addosso al nemico! Ecco che arriva l'oscura signora! Bestia! Posso andare avanti? Via libera! Oh, come vanno? Ma non vedono... Non vedono da lontano dei morti? Fermi! Buonasera, signore. Sei veramente Dabo, Dabo. Consegna per Silas. Passate. No, non penso, Dabo, non penso. Visto? Ti libero, come avevo promesso. Ora, se mi permetti di... Bestia, si corre. Lasciala andare. Ma ci farà scoprire? No, non credo. Qual è il piano? La faremo la prima volta, questo. Liberare i prigionieri e scappare. E Silas? Morirà. È un cenno quando siate pronto. Allora. Ok. Allora, i prigionieri sono là in fondo, vero? Sì. Quanto possono correre qua in mezzo? Che me frega. Thomas Smith, dattimo che diavolo soldato. Arrivato il prigioniero. Io ho detto di muoverti, hai capito? Prigionieri. Sei tu per dirmi cosa fai. Ho un'incazzata, quelli che abbiamo catturato. Non esiste. Vi chiedo scusa. Tieni a freno quella lingua. E anche a te. Va là, Dabo, sei una pippa, su. È facile come bere un bicchiere d'acqua a far fuori questi. E far fuori, liberare. L'obiettivo extra per far fuori la gente da un angolo, ma io non so fare. Oh minchia, ho sbagliato tutto, scusi. Ho fatto un salto e sono un pazzerello, le chiedo scusa. No, è che sono un pazzerello e quindi sa sui saltelli in giro. Sono una lepre. Avevo da fare con Cutter. Conosci Cutter? Chi credi che mi abbia portato qui? Siamo come fratelli, io e lui. Ora, che cosa vuole Silas da noi? Che maltrattiamo i prigionieri? Che cazzo vuoi? Oh. Guarda dritto che sbatti contro la nave. Guarda dritto. In teoria adesso lo dovrei far fuori lui, no? Ma devo far fuori tre, non ne ho altri tre che girano, vabbè. Perché no, vai giù, lo senti, senti. Forse lui però torna indietro, Questo qua si fa fuori così. A sto punto il generale da ammazzare si può fare. Ti è in faccia lui.
liberiamo loro. Pare che rompere un lucchetto con un pugno devi essere veramente Hulk. Che è successo? Un'ora di tranquillità, non chiedo altro. Invece vengo svegliato dopo 10 minuti da questo chiasso infernale. Esigo una spiegazione, ed è meglio che sia valida. Ma devo far fuori il generale. Cosa? Come è potuto succedere? La mia preziosa merce è libera? È inaccettabile! State certi che avrò la testa dei responsabili, ma prima sistemiamo questo disastro! Tenete il forte! Uccidete chi prova a scappare. Non mi importa se è uno di noi o uno di quelli. Chi si avvicina alla porta verrà subito ucciso. Ci siamo capiti? Non dico un di sì. Immagino sia un sì. Respingeteli! Bestia, ma così? Noi mettiamo le guardie mentre sistemate Silas. Ah, devo usare la... ok. Ci penso io, signore! Indietro, Fetcher! Bravi! Oh, cazzo! No! Ok. Ne ha presi un pelo di proiettili, eh? La miseria. Porca. Oh Christmas. Va matto tutti. Non è che sarebbe masterabile un sistema di combattimento, sono tre tasti. Dei problemi? Allora, cosa vuoi? Va bene. E lui che fa? Scusi. Ah, ecco. Dicevo. Ah, lui è il muro, ok. Fermate l'intruso! Benjamin! È lui il responsabile! Lieto che Adosso. Siate qui con noi! Mi serve aiuto! Un pizzo come un fuoco! Uccidetegli! Mira, Desmond qui, benvenuto, benvenuta! Penso io questa freccia. Metti giù le armi. Uccidete gli intrusi. Metti giù l'arma, ti ho detto. Allora, ma mettila giù. Basta. Tu chi sei? Sono Ethan. Io sono Batman. Ah no. Non mi conosci. Ma scommetto che voi due siete vecchi amici. Ti ho fatto una promessa, Silas, se intendo mantenerla. Ma la madonna! Cazzato nero, scusa Benjamin. Beniamino Chiesa. Ehi, porca... Oh, bravo. È un coso all'occhio, un coso rosso nell'occhio. Stavo per dire un occhio, è un coso... E ora che succede? Stavo per dire, è un coso... Aspettiamo. Ah, niente. Stavo per dire non una ci vorrà cagata. Molto, immagino.
Non ti pro... Non ne ho fatto neanche uno di buono. Vabbè. Fa niente, intanto la missione serve quella. Su. Non hanno ancora... sono appena incontrati. Non hanno ancora impollinato. Sono passate settimane da che abbiamo liberato quei Mook dalla prigionia. Mook. Speravo che il loro capo ci avrebbe contattato, ma finora tutto tace. Gli uomini sono nervosi. Vogliono sapere che cosa li aspetta e non ho una risposta. Mook. Soltanto lì. Ah, fa Mook, vedi, vedi. Segue le tracce, sebbene vaghe. Si aggira per le strade e perlustra i boschi vicini. Io mi picchio il pugno. Uno di quelli che abbiamo salvato. C'era anche una donna quella notte. Fu lei a trarre in salvo tutti gli altri. Ecco, se me la trovassimo, credo che avrei delle risposte. Così osservo e aspetto, sperando che la mia vera missione possa infine avere inizio. Ah, la vera missione è impollinare una signorina. Hai capito? Item, item, utam, bupum. Boston, Colin Venus. Bello. Purcellin, purcellin, sei un purcellin. Però direi che per oggi... Aiuto, cos'è? Possiamo anche fermarci qui. Basta. Ok. Possiamo provare a rifarlo se... Cos'è Rabbids Coding? È un gioco di merda. Rabbids Coding. Ma cos'è? Ma che gioco è? Rabbids Coding. È una merda. Devi veramente programmare. Vabbè. No, i dini li facciamo venerdì. Facciamo venerdì dini. Poi settimana prossima faremo, penso, un'altra live di Isaac. Un'altra live o di questo o di qualcos'altro. Faremo una livettina con una personcina. E basta. E poi vediamo. Comunque potremmo... Sì sì, i dinosauri voglio finirli. Abbiamo fatto fino adesso. Dobbiamo fare DLC del Jurassic World e 3. E Ilaria, non giochi. Non giochi ai giochi. E basta. Che vi devo dire? No, i dini non abbiamo fatto ancora niente. Ma non è vero, Ilaria. Cosa giochi? Ma cosa giocherai? Comunque, direi che ci vediamo venerdì sera, sempre alle 20:30. Io vi auguro una buona serata. Ringrazio Gatto per il raidone e i followers nuovi, la vostra immensa compagnia anche in questo gioco che pensavo non si inculasse nessuno. E basta. Ci vediamo venerdì. Va bene? Grazie mille Masu per la resabona al volissimo. Partou. Grazie mille, gentilissimo. Grazie mille Masu. Rinnovo al volu. Mi ricordo solo che ha appena messo Ilaria, anche se uso solo Instagram, per dirvi che sono in live. Ciao, buonanotte, buonanotte, buonanotte a tutti. Vi saluto. Un salutone. Ciao, ciao, buonanotte. Bye, bye. Dov'è qua il tastino? Dove l'ho messo? Qua. Ciao. Tutto storto.